Nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco e di 3 assessori del comune di Marina di Gioiosa c'è un intero capitolo corredato da intercettazioni audio e video dell'intera consultazione elettorale che ha interessato il comune nel 2008, filmati incontri tra il boss e i futuri amministratori. Il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Gagliotti, ospite una trasmissione di Radio Rai, lancia l'allarme credito per le imprese calabresi. L'alto costo del denaro, ha detto, frena lo sviluppo. Ci sono oltre 400 operatori sanitari impegnati in 3 strutture private nel Cosentino che da mesi non percepiscono lo stipendio. Nonostante le proteste, ad oggi la situazione non è migliorata a Villa Ortensia, i lavoratori chiedono aiuto alle istituzioni. I cittadini scelgono a chi dare fiducia sulla base del contatto diretto con il candidato, c'è chi legge il programma e chi giudica e decide sulla base della serietà e dell'affidabilità dell'uomo. Quale futuro attende il calcio cosentino? Al momento è difficile prevederlo dopo la giornata convulsa di ieri, culminata con la decisione assunta dall'imprenditore De Caro di disimpegnarsi mentre i calciatori si dicono disponibili a rivedere i loro ingaggi. Si passa dall'accaparramento dei voti all'indicazione di chi deve comporre le liste comunali, poi si va a un presidio militare fisico dei seggi, quindi un condizionamento obiettivo della libertà dei voti, e poi si passa alla fase successiva in cui si va a essere, come dire, ripagati come contropartita in termini di appalti e favori alle varie cosche, agli imprenditori vicini alle cosche. Nelle parole del capo della squadra mobile di Reggio Calabria, Renato Cortese, l'istantanea di 2 anni di indagini scaturite nell'operazione che ieri ha portato all'arresto di 40 presunti affiliati alla cosca Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, tra cui il sindaco Rocco Femia e 3 assessori. La proiezione plastica dell'intreccio tra cosche politiche e cosche mafiose, come lo ha definito il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Intreccio sottolineato anche dal presidio elettorale di gruppi contrapposti. I presidi dei seggi elettorali fanno parte della manifestazione da parte della cosca mafiosa dell'interesse all'elezione. Comunque democraticamente sono presenti i rappresentanti di entrambe le cosche che si contendevano il predominio sul territorio. Non a caso la vittoria di Femia e della sua lista nel 2008 è stata la rivalsa dei Mazzaferro sui nemici di sempre, gli Aquino. Far vincere il loro candidato si è tradotto nell'accaparramento di tutti gli appalti pubblici. Numerose le intercettazioni in cui sia il sindaco sia gli assessori concordano con gli esponenti della consorteria le modalità di affidamento delle gare, come ad esempio quella su una fornitura di piante. Il titolare di un vivaio spiega al primo cittadino come fare. Io ti metto tutti i nominativi, tu devi mandare l'invito che dobbiamo partecipare alla gara. Ovviamente i nominativi erano tutti scelti dai Mazzaferro. Una perfetta sinergia che ha consentito alla cosca di consolidare il proprio potere e avere nuovi adepti. Gli stessi inquirenti nell'attività di osservazione più volte sono riusciti ad ascoltare da distanza molto ravvicinata e non senza rischi i riti di affiliazione che avvenivano in una casa di campagna di Rocco Mazzaferro. Ci sono i battezzandi, i padrini, i testimoni, sistemati in circolo. Da qui il nome dell'operazione, circolo formato. All'esterno le sentinelle. Dopo aver recitato le tradizionali formule, Rocco Mazzaferro, prima di brindare con lo champagne, ammonisce i nuovi picciotti. La società è una famiglia e quindi tutti i componenti sono come fratelli e si devono rispettare per tali, devono essere uno per tutti e tutti per uno, e quando muore uno della società o ad essa vicino si deve andare al funerale e non si devono vergognare di prendere le corone e i fiori in mano, perché è segno di rispetto. Al funerale bisogna mettersi a disposizione dei familiari, non devono avere paura di chi li guarda di traverso, ma di chi gli fa la bella faccia. Ecco dunque i 2 aspetti dell''ndrangheta, quella che si insinua nelle pieghe della politica e si accaparra gli appalti pubblici e quella rurale che fonda ancora sui vecchi codici e rituali. Sono ancora barricati nella clinica chiusa da mesi i dipendenti di Villa Ortensia, in 39 a Cosenza senza stipendi dal gennaio del 2010, aspettano e sperano in un miracolo. Non vogliono lasciare la struttura
fanno i turni di giorno e di notte per mantenere il loro presidio. A poche decine di metri c'è un'altra clinica in difficoltà, la Madonnina, ha 92 dipendenti, il personale non vede soldi da ottobre. I sindacati hanno chiesto alla proprietà un incontro, 2 stipendi subito, altri 2 entro un mese, la richiesta delle organizzazioni di categoria. La Madonnina, a differenza di Villa Ortensia, lavora a pieno regime. Qui il picchettaggio si fa davanti ai cancelli. Facciamo qualche chilometro e a Laurignano, in collina, c'è la clinica che porta il nome della patrona della cittadina, la Madonna della Catena. Anche qui, davanti al santuario, lavoratori sul piede di guerra, sit-in e proteste, come accade da settimane. Abbiamo inoltrato delle richieste di intervento alla Regione, alla Commissione di accreditamento dell'ASP, e per ultimo, dato che non abbiamo ricevuto risposte concrete, abbiamo inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica. Abbiamo saputo che si è attivata e adesso speriamo in questo. Il centro di riabilitazione ha 180 dipendenti, è un polo d'eccellenza in Calabria, eppure anche qui i problemi non mancano. La mancanza dello stipendio è fondamentale per la vita quotidiana, perché comunque ognuno di noi ha famiglia, figli, mutui. Vogliamo che questa struttura ritorni ad avere quell'immagine che l'ha contraddistinta negli anni, cioè il fiore all'occhiello della riabilitazione in Calabria. Gli uni contro gli altri armati sono gli attacchini, secchi pieni di colla e scopa per stendere manifesti sono i loro unici strumenti di lavoro. Si danno il cambio giorno e notte da settimane e il lavoro non è ancora finito. Sì, perché se non stai tutto il giorno per strada, rischi che la tua opera venga cancellata da chi ha la mano più veloce ed è pagato proprio per staccare manifesti dell'avversario e sostituirli con quelli del candidato che lo ha ingaggiato. Che la guerra sia in corso lo dimostrano le immagini catturate dalle nostre telecamere. A guardare i marciapiedi e i ricolmi di quella che è ormai soltanto carta straccia, pare che la campagna elettorale sia ormai finita. Se credete che con la pioggia la macchina si fermi, vi sbagliate di grosso. Tra i candidati, in pochi si sono sottratti alla tentazione di finire sui muri della città. Per la felicità si intende di fotografi e tipografie. Ma qual è il contributo che questa forma di ricerca del consenso è in grado di dare? Ha visto quanti manifesti elettorali ci sono in giro? A voglia, ce ne sono tanti. Ma lei si ferma a guardarli? Sì. Più o meno per conoscerle. Servono per far conoscere le persone, perché molte volte magari anche l'amico non è conosciuto, non sai che si è candidato. Ognuno vota chi gli pare, indipendentemente da quello che vede scritto fuori. Tutto questo cartaceo, fotografia, non serve a nulla. Anche in occasione delle prossime amministrative, dunque, a fare la differenza sarà soprattutto la rete di amicizie e conoscenze. E così per molti sarà difficile dire di no ad un amico o comunque ad una persona affidata che chiede di votare per lui. Quello che la fa alla grande è proprio la conoscenza personale, diciamo. Ma come si comporta l'elettore corteggiato e inseguito di fronte ad un candidato? Si risponde di sì a tutti per non farseli nemici o si opta per la strada più coraggiosa, quella del no, mi dispiace, ma ho già preso un altro impegno? Dico la verità, se è lui che è nelle mie intenzioni sicuramente glielo dico, se non è mi giustifico dicendo guarda sono già impegnato. L'amico fidato, se ne vale la pena gli dico di sì, ma altrimenti bisogna essere chiari, bisogna essere su queste cose, bisogna essere molto precisi. Ti sembra brutto non dirgli di no? Ad ognuno dice sì e poi ti regoli. Ah, quindi lei non è sincero, no, dice sì a tutti. Idea politica fissa non ce n'ho. Quindi, quanti si ha detto finora? 4-5. Il bambino all'ascolto, le grandi opportunità nella prima infanzia. Su questo tema si è svolto un convegno organizzato dall'amministrazione comunale di Montaltofugo e dall'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Nell'occasione è stato anche presentato il libro Il bambino e la musica. Questo progetto si pone nel solco della tradizione montaltese, che riguarda soprattutto una intensa attività di carattere sociale. Noi, malgrado le difficoltà economiche, svolgiamo un grande ruolo
nel prestare aiuto alle famiglie più bisognose, a quelli che sono rimasti un tantino più indietro, agli ammalati, e naturalmente in questa ottica cerchiamo di dare aiuto anche e di insegnare soprattutto alle famiglie quello che bisogna fare, perché i bambini apprendano e si rendano conto più facilmente del mondo che li circonda e che li circonderà quando saranno poi adulti. E se si parla di infanzia, ecco che all'argomento è interessata anche l'UNICEF, che ha partecipato ai lavori. Noi abbiamo già partecipato in passato insieme ad altri gruppi a sperimentazioni e a progetti di lettura per la crescita, quindi la lettura ad alta voce che possa aiutare il bambino già dalla primissima età a costruire il proprio linguaggio e le proprie figure mentali. Ecco, oggi invece parleremo di musica, la musica che può essere non insegnata ma semplicemente cantata, suonata ai bambini affinché essi possano già dalla prima infanzia in maniera naturale, così come si apprende il linguaggio, apprendere appunto il linguaggio musicale. Sicuramente saranno occasioni queste anche per sperimentare modelli di didattica e di recupero dei bambini con disabilità. La storia del Cosenza Calcio è fatta di alti e bassi, di momenti di slancio e di brusche frenate, come quella registrata ieri con il disimpegno di Franco De Caro, uno stop al progetto che l'imprenditore cosentino aveva avviato per far ripartire la società e ripianare la situazione debitoria per rendere possibile l'iscrizione al prossimo campionato. L'uscita di scena di Franco De Caro è stata accolta con profondo rammarico dai calciatori rossoblù, impegnati nel pomeriggio di ieri in un faccia a faccia con un gruppo di tifosi, giunti al San Vito, in cerca di rassicurazioni e chiarimenti. Dopo l'allenamento, gran parte dei calciatori si è intrattenuta in società con l'avvocato Aristide Leonetti, che ha esposto le proposte scaturite dalla riunione societaria tenutasi nella giornata di sabato, proposte che i giocatori presenti hanno giudicato degne di essere approfondite, richiamandosi a quello spirito di sacrificio che ha contraddistinto una stagione difficile e nell'intento di impegnarsi fino in fondo per aiutare il club, così come stanno facendo sul campo. I calciatori firmatari di un comunicato emesso dalla società sono quelli che hanno in essere un contratto oneroso rispetto ad altri o a scadenza pluriennale. Non si conosce però ancora la posizione di Raffaele Biancolino, che non ha partecipato alla riunione né è intervenuto telefonicamente, così come hanno fatto altri. I giocatori hanno lanciato un appello sentito a Franco De Caro affinché riveda la propria decisione e ribadisca con rinnovato vigore tutto l'impegno necessario per la salvezza e il rilancio del Cosenza. Non sappiamo se questo appello abbia fatto breccia nella volontà dell'imprenditore, che oggi, secondo il programma stilato sabato scorso, avrebbe dovuto incontrare nuovamente i compagni di viaggio per definire scelte e prossime mosse. L'avvocato Leonetti, che oggi ha contattato l'ex presidente Carnevale e i calciatori, attendono notizie, così come la città, che sa che voltare pagina adesso potrebbe voler dire mettere la parola fine alle speranze di sopravvivenza del club.